L'ultima dolorosa defezione si chiama Parma. Il basket femminile italiano perde un altro pezzo della sua storia recente dopo che nelle ultime stagioni altre gloriose realtà avevano gettato la spugna. La società gialloblu ha chiuso i battenti, vittima di una crisi economica che quella continua a colpire in modo implacabile. Immaginiamo il dispiacere e il dolore sportivo di Gillian Harmon, una delle colonne del Jessam Lemura Lucca, che proprio in maglia ducale ha vissuto due stagioni davvero meravigliose. Parma dice basta nonostante i buoni risultati della nazionale, un movimento giovanile, vedi l'Under 20, in grande spolvero. La defezione delle emiliane comporterà una Serie A 1 a sole 12 squadre, un massimo campionato in formato ridotto, e questo è davvero un peccato. Un torneo che prevede una sola retrocessione in A2 e le solite Schio soprattutto, ma anche Ragusa, nel ruolo di grandi favorite, di squadre da battere. Attenzione però alle Mura Lucca di Coach Diamanti, undicesima stagione consecutiva all'ombra delle Mura, che ha robustito il roster con alternative di livello allo starting five. Ciò significa che le biancorosse del presidente Cavallo ci riproveranno, magari a regalarsi la terza finale scudetto, poi chissà. Intanto si comincerà proprio a Lucca il 1° ottobre con l'ormai classico Opening Day.